non banale, ragazzi. Stabilire le regole chiare del gioco. Regole chiare del gioco. Poi abbiamo l'altro passaggio. C'è qualcuno che non le rispetta, ma se non l'è detto neanche chiaramente, siamo ancora più lontani. Sembra banale, ma guardate, la programmazione del lavoro, la chiarezza dei ruoli, la chiarezza dei compiti, le logiche che definiscono se stai 5 minuti sul carillon bene, se ne stai 7 al giro dopo 2 minuti in meno, non è logica del premio o della sanzione, è stabilire una regola per godere tutti di quell'opportunità, di quel bene, di quella possibilità. Se non dettiamo le regole di fruizione, in questo caso del tesoro, come possiamo garantirci un risultato che non sia di conflittuale e che non possa portare o al centro o all'ammutinamento, per cui lo buttiamo giù? Alla fine rimangono giustamente le due individuate, o nel centro o giù, se non stabilisco una regola del se ne faccia l'uso che se ne pare, ma ci sono delle regole chiare stabilite di chi fa cosa, come, quando e per quanto. Chi fa cosa, come, quando? Prego. Lo uccidiamo. Cancelli. Il leader può essere resistente al cambiamento, certo. Di sicuro il gruppo che lui governa sarà compatto e unito e coeso, quindi un gran bel team di resistenti, di ammutinati del bounty. Quindi se il leader di una parte dell'organizzazione è resistente al cambiamento generale, è una squadriglia ovviamente forte, perché è molto difficile che il leader riesca a trasferire ai suoi uomini un cambiamento a cui non crede. È praticamente impossibile, immagino, non mi è capitato, ma che una persona che è contraria al cambiamento coi suoi uomini sostenga l'opposto. È inevitabile che la sua resistenza a quel cambiamento passi, no? Lo so che sono inevitabili, infatti il problema qual è? Che se il leader è resistente al cambiamento e così tutto il suo gruppo, il problema è del capo di quel leader, c'è una gerarchia. Il problema è come è possibile che questa risorsa, che ha un ruolo di responsabilità, e attenzione, parliamo di leadership, il leader ha una responsabilità ancora più alta, perché la propria posizione impatta su chi ha sotto. Quindi non è solo nel valutare... Io non sono d'accordo, perché io posso essere alla fine della catena produttiva e autoammutinarmi, non so come dire, ammutinarmi. Sono da solo, sono alla fine del processo, creo un problema, ma sono l'ultimo anello. Se io sono un leader, un capo di un gruppo, e decido, perché io sono libero di scegliere come la penso, giustamente, e non sono d'accordo, e ho 20 persone sotto di me, la mia scelta di boicottare un processo di riorganizzazione che tanto deve accadere perché l'azienda lo impone, viene dall'alto, non è una scelta libera, perché se io ho un ruolo di responsabilità, attenzione a quello che dico, e lo mantengo, quindi rimango nel ruolo di capo funzione, rimango nel ruolo di responsabile di quell'unità, non mi sogno lontanamente di abbandonarlo, e all'interno di quel ruolo faccio il sabotatore, perché non condivido determinate cose, io sto influenzando inevitabilmente tutti i miei uomini. Quindi il senso di responsabilità che ha un leader all'interno dell'organizzazione è un senso di responsabilità estensivo, perché le mie scelte non possono essere avulse da un impatto sugli uomini con cui lavoro. Che lo dico o non lo dica, si vede. Quindi se io sono contrario, sono forte, diciamo un forte boicottatore, i miei uomini sono in difficoltà. Sono in difficoltà perché sono in contraddizione tra il proprio capo e magari un'organizzazione diversa. Quindi questo diventa un problema di chi è capo di quella persona. Diventa un problema non solo della persona resistente, perché se lo è e non condivide, o qualcuno, ecco che ma che è, o qualcuno aiuta a far capire senso di responsabilità, l'effetto sistemico che produce il tuo ammutinamento sugli altri. Sottolineo di nuovo questo aspetto. Il senso di responsabilità del leader. Non sono d'accordo, attento ai 10 persone che stanno guardando che cosa fai. Il tuo non essere d'accordo con la direzione implica che tu stai tirando 10 persone con te nel tuo disaccordo. Uno lo gestisco, 10 è diverso, 20, 30,
Quindi il fatto di essere responsabili in un'ottica aziendale, dico una cosa ovvia, significa anche considerare questo aspetto. Nel bene o nel male, noi abbiamo persone che se si fidano di noi, vedono quello che facciamo, se noi facciamo le cose in un modo o nell'altro, si adeguano. Quindi abbiamo una forza di impatto importante in un'organizzazione.